21 atleti. Mai nella storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi le Marche sono state rappresentate da così tanti sportivi come nel prossimo appuntamento di Parigi. Non solo, con loro tecnici, medici, direttori di gara, giornalisti e dirigenti che sommano una delegazione di oltre 30 marchigiani pronti a partire per l'atteso appuntamento a cinque cerchi nella capitale francese. Un gruppo olimpico che oggi si è riunito a Palazzo Raffaello ad Ancona, salutato dall'incoraggiamento dell'amministrazione regionale. C'è anche una certa emozione perché vedere qui tanti campioni affermatissimi e tanti altri giovani, ecco, ci dà molta soddisfazione, orgoglio e entusiasmo, ma anche consapevolezza che la nostra è una regione che sta crescendo tantissimo nello sport, anche grazie agli sforzi fatti dalle società sportive e dalle amministrazioni locali che hanno investito sulle infrastrutture, e questo credo che sia il risultato che più, no, ci mette anche davanti a quello che è il ruolo della pubblica amministrazione, che quando è insomma preparata e efficace produce ottimi riscontri. Presente oggi in regione fra i vari atleti, Tommaso Marini, numero uno del ranking mondiale nella scherma, la formica atomica della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli con la collega Milena Baldassarri, la ginnastica artistica squadra rappresentata da Lorenzo Mincasali, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Fra i tanti assenti giustificati dal serrato ritmo d'allenamenti, anche il monumento vivente dello sport marchigiano Gianmarco Tamberi, che sarà il portabandiera tricolore a Parigi. Dire che siamo particolarmente orgogliosi per avere ancora una volta il portabandiera che viene da questa regione, ancora mi emoziona solo a pensarci, perché sono quelle cose che chi non vive in questo mondo non sa che cosa significa essere il portabandiera nel momento più importante dello sport mondiale. E su questo voglio ricordare che nelle ultime 8 edizioni, da Atlanta 1996 con Giovanna Trillini al 2012 con Valentina Vezzali, adesso con Gianmarco Tamberi, una piccola regione come la nostra ha avuto l'onore di avere per ben 3 volte su 8 edizioni il portabandiera. In crescita anche gli atleti del Comitato Paralimpico, i cui convocati passano da 5 a 6. Il merito va a quelle società sportive che troppo spesso cadono nel dimenticatoio, ma che con un lavoro costante, continuo, serio, consentono di arrivare a certi livelli e consentono appunto a persone con disabilità di approcciare l'attività sportiva con tutti i benefici che noi tutti conosciamo.